La Rerum Novarum e la dottrina sociale della Chiesa. Leone XIII, il Papa Leone XIII, nel 1891 scrisse, ovviamente aiutato da due pensatori, uno è Tapparelli d'Azeglio e poi un altro di cui non ricordo adesso il nome, che avevano già riflettuto sulla questione, sulle questioni sociali, e si è trattato veramente di una svolta epocale, perché ha rappresentato davvero l'inizio di una nuova epoca in cui la Chiesa si è nuovamente aperta, riaperta alla società e perfino indirettamente, almeno all'inizio, alla politica. E dopo la Rerum Novarum che ci saranno tutte quelle associazioni, quegli enti di carità assistenziali, quei sindacati cattolici, quelle associazioni appunto di cui stavo parlando anche prima. Saranno un po' tutte le grandi opere, opere educative, eccetera, che caratterizzeranno il movimento cattolico tra 800 e 900, cosa di cui abbiamo parlato la volta scorsa nella diretta appunto sul movimento cattolico tra 800 e 900. Se non ci fosse stata la Rerum Novarum, non ci sarebbe stata questa spinta straordinaria di intervento dei cattolici nella società, sempre più da protagonisti. C'è da dire qualcosa su Leone XIII, ecco. Dovete tenere presente che era un papa piuttosto, cioè, abbiamo visto, innovatore rispetto a Pio IX, che abbiamo visto aveva puntato molto su una chiusura, ecco, della Chiesa, soprattutto poi dopo la Breccia di Porta Pia. Però era molto chiaro e netto nelle sue posizioni dottrinali. Qui, per esempio, in questa sua altra enciclica, pensate che ne fece 86 di encicliche. Cioè, non è che ha fatto solo la Rerum Novarum, ne ha fatte altre 85. Un'altra enciclica intitolata Deuturnum Illud chiarifica che bisogna scegliere, bisogna saper scegliere, insomma, chi obbedire. E quindi se obbedire ai comandi di Dio oppure a quelli dei potenti, no? Ed è chiaro che lui aveva le idee chiare su questo. Diceva, qui si deve obbedire solamente a Gesù Cristo. Ecco, Papa Leone XIII fu Papa per parecchi anni, tra l'Ottocento e i primissimi anni del Novecento, poi fu sostituito dal Papa Benedetto, che poi è stato il Papa, il grande Papa, che ha inveito contro la strage, l'inutile strage della Prima Guerra Mondiale. È vissuto quindi proprio nel periodo della seconda rivoluzione industriale, quindi della diffusione delle industrie in tanti paesi europei, tra cui l'Italia. Era anche un periodo di turbolenze, di cambiamenti politici, l'abbiamo visto per esempio con la fase della repressione da Francesco Crispi fino a Diego Dini Pellù in Italia e il generale Bava Beccaris. Il rapporto, focalizziamoci sulla questione sociale, anche lì su questo aspetto abbiamo fatto una diretta. Il rapporto tra i datori di lavoro e i dipendenti stava cambiando radicalmente, nel senso che effettivamente i padroni erano diventati ricchi, ma questa ricchezza non era distribuita, era concentrata nelle mani di pochissimi. La maggior parte della popolazione rimaneva povera, anche se lavorava sodo, anche se lavorava tantissimo, tantissime ore. Erano gli anni in cui, per esempio, i socialisti, abbiamo visto, chiedevano a gran voce una riduzione delle ore di lavoro giornaliere, che erano tantissime, andavano da 10, 11, 12, se non addirittura di più, e si chiedevano le 8 ore. È stata una conquista che è stata ottenuta dopo tantissime lotte. L'enciclica di Papa Leone XIII parla della condizione delle classi lavoratrici. In un'epoca però in cui molti auspicavano la rivoluzione, questa enciclica mette le cose in chiaro, nel senso che spiega che la posizione della Chiesa è una posizione di equilibrio, quindi non è una posizione, come dire, per esempio, che può favorire questa la rivolta delle classi operaie, tutt'altro. Anzi, la posizione della Chiesa è chiara e netta, è contro la lotta di classe. La posizione della Chiesa è che le classi sociali ci sono, esistono, è naturale che esistano e che devono
cattolici, i cristiani, accordarsi fra di loro, cercare di evitare gli eccessi di qualsiasi tipo, quindi eccessi di violenza da parte degli operai che pure sono sfruttati, e questo è oggettivo e lo dice chiaramente il Papa in questa enciclica, ma anche eccessi da parte dei padroni che trattano gli operai quasi come degli schiavi. La Chiesa riconosce che la mancanza di un sindacato dei lavoratori ha contribuito a una situazione ingiusta in cui molti lavorano in condizioni veramente quasi di schiavitù. La soluzione proposta dai socialisti per ovviare a queste ingiustizie era l'eliminazione della proprietà privata. Da Fourier a Marx ed Engels c'era un po' questa proposta, appunto, di abolire la proprietà privata. Papa Leone XIII è netto su questa questione, respinge la soluzione dell'abolizione della proprietà privata. Perché, lui scrive, ogni uomo ha per natura il diritto di possedere la proprietà come sua. Cioè lui fa questo tipo di ragionamento. Proviamo a pensare per esempio a una palude o a un terreno assolutamente infruttuoso. Proviamo a pensare che degli uomini incomincino a lavorare questo terreno e che chiedano e ottengano, giustamente secondo il Papa, di essere proprietari di questo terreno, di poter godere di questo terreno che è stato dissodato magari, che è stato reso fertile, perché sarebbe ingiusto per esempio che qualcun altro godesse del lavoro di questi uomini che hanno dato tutta la loro vita per dissodare, per rendere fertile il terreno. Ecco il motivo per cui il Papa dice è importante che ci sia la proprietà privata. Quindi che sia riconosciuto a chi se l'è meritato, ovviamente non è sempre così, è vero, la proprietà privata certe volte è appannaggio di chi se l'è trovata, in un certo senso, questa proprietà. Però ecco, lui fa questo esempio nell'enciclica come per dire che l'eliminazione della proprietà privata danneggerebbe tutti, anche quelli che dovrebbero beneficiare di questa abolizione della proprietà privata. Tutto sommato non è detto che possano beneficiarne, assolutamente no. Pensate per esempio alla diminuzione della ricchezza, alla diminuzione del lavoro, dei posti di lavoro. Ecco, questo sarebbe un guaio anche per gli operai. E dice il pontefice, se aboliamo la proprietà privata si creano le condizioni anche per questo, purtroppo, per queste disfunzioni. La proprietà privata, lui scrive, non solo è lecita, ma assolutamente necessaria. Inoltre, il diritto alla proprietà è essenziale per mantenere anche la struttura della famiglia. La famiglia è il nucleo della società sulla quale appunta maggiormente la sua attenzione il Papa. In generale, da questo momento in poi, la dottrina sociale della Chiesa nasce proprio con Leone XIII, con la enciclica Rerum Novarum. In buona sostanza, è necessario che lo Stato e tutti tutelino la famiglia. È necessario che ciò che fanno i vari componenti di una famiglia, ad esempio per garantire ai propri figli una vita dignitosa, deve essere garantito, deve essere difesa questa cosa qui. Non deve essere osteggiata, magari appunto, dicevamo, con l'abolizione della proprietà privata. A un lavoratore dovrebbe essere data l'opportunità di vivere con parsimonia, risparmiare denaro e investire i suoi risparmi per il futuro. Quindi, idealmente, anche il Papa vorrebbe tendere ad un'eguaglianza. Dice però, l'uguaglianza a livello dei diritti è sacrosanta. L'uguaglianza a livello sociale può essere una tensione, ecco, anche utopica se vogliamo. Diciamo che potrebbe essere senz'altro un'attenzione più che altro, in maniera tale che tutti possano avere il necessario, che non abbiano più del necessario in maniera smodata, in maniera esagerata, quindi vivere con parsimonia, lui ha scritto, risparmiare denaro. Pensate che proprio in questa enciclica si parla esplicitamente del risparmio, cioè si elogia il risparmio. Pensate come, per esempio, proprio gli italiani, no,
anche magari per questo tipo di tradizione, sono decisamente più risparmiatori rispetto ad altri popoli. Nascono quindi in questo periodo anche delle casse di risparmio, delle assicurazioni di stampo cattolico. Certamente non ci sono solo queste, per carità. Così come nascono i sindacati cattolici, ma c'erano stati prima i sindacati socialisti. Così nascono queste banche cattoliche, ma prima ce n'erano state altre. Non so, viene in mente il famoso Monte dei Paschi di Siena, quindi di carattere comunale. Per il futuro, ecco, perché è così importante questo nucleo familiare, no? Perché c'è una proiezione per il futuro e quindi il padre e la madre lavorano anche per i loro figli, per garantire questa continuità. Questo è molto bello, importante per la crescita e la nascita di una società e di un popolo. E lui ce l'ha con i ricchi, proprio scrive nella Rerum Novarum. I fortunati del secolo sono dunque avvertiti che le ricchezze non li liberano dal dolore. Quindi l'illusione di potersi comprare la felicità è assurda, semplicemente. È che esse, per la felicità a venire, nonché giovare, nuociono le ricchezze. Per la felicità futura, altro che giovare, nuociono le ricchezze, queste ricchezze eccessive. Che i ricchi debbano tremare pensando alle minacce straordinariamente severe di Gesù Cristo, che dell'uso dei loro beni avranno un giorno da rendere rigorosissimo conto al Dio giudice. Ecco, chiaramente con un'impostazione, tra virgolette, religiosa, evangelica, quasi di giudizio, ecco, dopo la morte, però di sicuro Leone XIII dice delle parole chiare e nette riguardo alla ricchezza. Bisogna lavorare per i propri bisogni, non per avere di più. Lavorare consente alle persone di guadagnarsi da vivere in modo onorevole, ma per esempio, se un ricco imprenditore utilizza i suoi dipendenti come degli oggetti, come degli schiavi, questo è sbagliato, è un peccato che grida vendetta a cospetto di Dio. Lavoratori e ricchi, in realtà, dipendono gli uni dagli altri. E quindi devono accordarsi fra di loro, non devono lottare, ecco, appunto vi dicevo, è contro la lotta di classe assolutamente il Papa e in generale la dottrina sociale della Chiesa. È vero che poi nasceranno dei partiti di ispirazione cattolica interclassisti, cioè che programmaticamente non saranno i partiti solo dei borghesi o solo degli operai, ma che accoglieranno dentro di sé un po' tutte le istanze di diverse classi sociali, gli agricoltori, eccetera. Il lavoratore, da parte sua, anche lui degli obblighi, deve portare a termine i compiti che accetta liberamente. Ha sottoscritto un contratto, sta lavorando e promettendo di fare un determinato servizio e di farlo bene, lavorare bene, no? Bene. È giusto che lo faccia. Non deve mai distruggere, per esempio, la proprietà del datore di lavoro. Non deve mai usare la violenza per la propria causa. Non deve mai prendere parte a rivolte o disordini e non associarsi a coloro che incoraggiano queste rivolte e questi disordini. Deve agire in modo etico, non in modo non etico, quindi, per esempio, con violenza. Come sottolineerà in seguito Papa Giovanni Paolo II nel Laborem Exercens, un'altra enciclica, ma di un secolo dopo circa, il lavoro dovrebbe essere visto come un'espressione privilegiata dell'attività umana. Si dice tradizionalmente, ahimè, purtroppo qualcuno l'ha anche messo nei cancelli d'ingresso di un campo di concentramento, che il lavoro nobilita. Però per i cristiani questo è vero, è profondamente vero. Cioè il lavoro è utile, è proprio anche per la persona stessa. Il lavoro, diceva appunto Giovanni Paolo II, è un'espressione privilegiata dell'attività umana. Papa Giovanni Paolo II, Karol Wojtyła, ha fatto tutta un'enciclica sul lavoro, questa Laborem Exercens. Il lavoro, compresa la produzione culturale, è un esempio di creazione umana a immagine del creatore. Bellissimo, quindi. Noi come lavoratori possiamo contribuire a creare. Siamo in parte creatori. Come Dio, ecco, nel momento in cui lavoriamo.
Cioè c'è una grande dignità, un grande valore dato al lavoro. Questo mi dà anche adito adesso di parlare di come questa enciclica sia stata un'enciclica importante, importantissima, tanto importante che 40 anni dopo di questa enciclica, quindi siamo nel 1931, il Papa, che se non erro allora era Pio XI, ne fece una intitolata Quadragesimo anno, cioè nel 40° anno della Rerum Novarum. E lo stesso Karol Wojtyła, anche lui fu uno che ne fece parecchie di encicliche, ne fece una Centesimus Annus, quindi 100 anni dopo la Rerum Novarum, quindi nel 1991. Il datore di lavoro dovrebbe rispettare la dignità di ogni dipendente e non dovrebbe considerarlo come uno schiavo. I lavoratori devono avere tempo anche libero, anche per esempio per quanto riguarda i cristiani, per i loro doveri religiosi, devono ricevere incarichi adeguati al loro sesso e alla loro età. Quindi se ci sono per esempio dei lavori pesanti, non è giusto che li facciano delle donne. I lavoratori e datori o degli anziani, i lavoratori o dei bambini, tantomeno, no? I lavoratori e i datori di lavoro dovrebbero essere liberi di negoziare e raggiungere un accordo, ma la giustizia naturale deve garantire che i salari siano sufficienti a sostenere un percettore di salario frugale e ben educato. Ci fa un po' sorridere questo ben educato, però per dire che sia dignitoso il salario. Oggi si parla tanto di salario minimo, per esempio. Lo diceva anche il Papa, cioè diceva è necessario che ci sia un salario che sia dignitoso, che permetta una vita magari frugale, quindi non lussuosa, ma una vita dignitosa. Le associazioni dovrebbero esistere per lavorare per il bene comune. Ecco quindi che da questo spunto, no, nasceranno tantissime associazioni cattoliche, compreso, dicevamo, appunto, le opere, i sindacati cattolici, di ispirazione cattolica, di cui vi parlavo prima. Il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro deve essere plasmato da vincoli di amicizia e di amore fraterno. Entrambi sono figli di Dio e creati a sua immagine. Ecco, può sembrare un po' utopica questa visione. Però, oggi come oggi, abbiamo visto che, da un punto di vista economico, effettivamente, spesso, gli interessi del lavoratore e del datore di lavoro convergono. Per esempio, che la ditta funzioni, che la ditta crei prodotti magari sul mercato apprezzati, è una cosa che interessa non solo al datore di lavoro, ma anche al lavoratore. La Chiesa desidera che i poveri migliorino la loro situazione e ha il ruolo di parlare a loro favore e cercare sollievo della povertà. Sia i lavoratori che i datori di lavoro dovrebbero tutelare i loro diritti. I bambini non dovrebbero essere impiegati per compiti adatti agli adulti. Ecco, è la prima volta, almeno a livello ecclesiastico sicuramente, che si fa esplicito riferimento alla illecità del lavoro minorile. Il lavoro minorile è illegale. Certo, questo non è un testo di legge, però viene espresso chiaramente questo concetto. I datori di lavori dovrebbero compensare i lavoratori con un giusto salario. L'umanità dovrebbe ricordare che la morale cristiana conduce alla prosperità. Quindi non è fatta la morale cristiana per il castigo personale, per l'indigenza, per la povertà, per il digiuno. Il digiuno può esserci magari come momento particolare all'interno dell'anno liturgico, durante la quaresima, per sottolineare alcuni momenti importanti della, appunto, per esempio proprio della quaresima, dicevamo, o giornate, o il venerdì santo, eccetera. Ma di per sé non è che il cristianesimo sia per costrizione fisica, per l'impoverimento, anzi, assolutamente no. Certo, dice il Papa, è importante ricordare che noi non siamo stati creati per questo mondo, ma piuttosto per la vita eterna con Dio.
Quindi le ricchezze a cosa servono? Quindi è una prospettiva sicuramente diversa quella di Papa Leone XIII rispetto a quella di Giovanni Verga, ma arrivano più o meno alla stessa conclusione, cioè che le ricchezze non, a un certo punto terminano, termina la vita dell'uomo, per esempio, e non ha senso accumularle senza freno. E non, comunque non sono le ricchezze che danno la felicità, anzi, possono essere un ostacolo per la felicità, possono rendere la persona, possono rendere l'uomo ancora più sospettoso, avaro e schiavo anche lui in un certo senso, non schiavo da un punto di vista economico, ma schiavo da un punto di vista psicologico, ecco, di questa ricchezza che ha e sta accumulando. Con questo in mente, le associazioni di lavoratori e datori di lavoro dovrebbero fare ciò che è meglio per il corpo, l'anima e la proprietà di tutti gli interessati. Papa Leone XIII, abbiamo detto, ha scritto tantissime altre encicliche, no? Ecco, la questione della giustizia per lui era importante. Per esempio, aveva detto, citando un altro papa, il Papa Felice III, non resistere all'errore è approvarlo. Ecco, noi sappiamo, no? Come l'omertà, ad esempio, l'indifferenza, di fatto agevoli spesso la malavita, quindi l'ingiustizia. Non difendere la verità è ucciderla, è uccidere la verità, non dire la verità, per esempio. Chiunque manca di opporsi ad una prevaricazione manifesta può essere considerato un complice occulto. Diciamo noi, per esempio, io faccio il preside, ovviamente, ai nostri alunni quando spieghiamo che cos'è il bullismo. E come tutti gli astanti, gli indifferenti di fronte agli atti di bullismo, di fatto, siano proprio quelli che alimentano la violenza, che alimentano l'abuso. E allora andiamo al 15 maggio 1891, quando il Papa Leone XIII pubblica questa Rerum Novarum, che effettivamente fonda la moderna dottrina sociale della Chiesa. Da questa linea che è stata data da Leone XIII, sostanzialmente i papi seguenti non si scostano più di tanto, sì, possono esserci aggiornamenti dovuti anche ai cambiamenti sociali, economici, ma di sicuro, come dire, i principi fondamentali della dottrina cristiana erano già presenti in nuce, in embrione, in questa enciclica che comincia così: l'ardente brama di novità, di cose nuove, di Rerum Novarum, che da gran tempo ha incominciato ad agitare i popoli, doveva naturalmente dall'ordine politico passare nell'ordine congenere dell'economia sociale. Per esempio, c'è stata la Rivoluzione francese? Ci sono state svariate rivoluzioni, moti risorgimentali, indipendentisti, eccetera. Bene, questi erano di carattere politico. Ma le novità, ecco, si ricercano non solamente nel campo politico, ma poi di conseguenza anche nel campo congenere, quindi contiguo, potremmo dire, dell'economia sociale. E difatti i portentosi progressi delle arti e i nuovi metodi dell'industria, le mutate relazioni tra padroni e operai, l'essersi in poche mani accumulata la ricchezza e largamente estesa la povertà, il sentimento delle proprie forze divenuto nelle classi lavoratrici più vivo e l'unione tra loro più intima, questo insieme di cose e i peggiorati costumi hanno fatto scoppiare il conflitto. Ecco che ha individuato, ha elencato proprio all'inizio della sua enciclica quali sono i mali del suo tempo. E i mali sono questo progresso eccessivo. Sì, è vero. Sono anni straordinari questi della seconda rivoluzione industriale. Sono anni in cui si diffonde, non so, il telefono, l'energia elettrica, ne ho citati solo alcuni, ma l'acciaio. Insomma, tantissimi prodotti che rendono anche diversa, più comoda, più agevole la vita, questo senz'altro. Però poi ci sono stati relazioni tra padroni e operai, come abbiamo visto spesso, viziose, viziate per esempio dall'abuso del potere. Buonasera, Annalisa, intanto.
Oppure, l'accumulo della ricchezza nelle mani di pochi, la povertà che si è estesa, ahimè purtroppo, la rivoluzione industriale ha portato l'agio, abbiamo detto, però soprattutto a pochi privilegiati. La maggior parte della gente continua a vivere in condizioni di povertà e magari anche peggio di prima. Dall'altra parte, comunque, lui individua dei mali anche nell'unione dei lavoratori a scopo di rivolta, ecco. Dice che insomma questa lotta di classe, ad esempio, queste idee di lavoratori proletari di tutto il mondo unitevi, in buona sostanza, hanno fatto sì che scoppiasse davvero ancora di più questo conflitto fra le classi sociali, e questa cosa non è una cosa positiva per il Papa. Ancora nel Rerum Novarum, al paragrafo 29, se con il lavoro eccessivo o non conveniente al sesso e all'età si reca danno alla sanità dei lavoratori, in questi casi si deve operare entro i debiti confini la forza e l'autorità delle leggi. Quindi è necessario che ci siano comunque delle leggi che tutelino il lavoro eccessivo. Quindi, ad esempio, dicevamo proprio le ore di lavoro, anche il numero di ore di lavoro nella settimana, nel giorno, che erano davvero insostenibili. Poi, il lavoro non conveniente all'età, quindi lavoro minorile, abbiamo detto, per esempio, o non conveniente al sesso, il lavoro, lo sfruttamento, diciamo, delle donne per lavori pesanti. In questi casi, pur entro debiti confini, si deve adoperare la forza e l'autorità delle leggi. Quindi lo Stato deve intervenire, le forze dell'ordine devono intervenire, la legge deve esistere per limitare gli abusi e le violenze. Poi ancora, nel tutelare la ragione dei privati si deve avere un riguardo speciale ai deboli e ai poveri. Il ceto dei ricchi, forte per se stesso, ha bisogno meno della pubblica difesa, cioè non ha bisogno, in buona sostanza, delle forze dell'ordine, il ceto dei ricchi. Le misere plebi, che mancano di sostegno proprio, hanno speciale necessità di trovarlo nel patrocinio dello Stato. Quindi lo Stato deve difendere i più deboli. Perciò agli operai, che sono nel numero dei deboli e dei bisognosi, lo Stato deve di preferenza rivolgere le cure e le provvidenze sue. Quindi dice nella Rerum Novarum, sempre al paragrafo 29, il Papa, che occorre rivolgere le cure e le provvidenze, provvidenza, pensate a quello che succederà poi nel Novecento con il welfare state, con la previdenza sociale, devono essere rivolte agli operai, perché sono oggettivamente più deboli. Poi nel paragrafo 33, avendo a cuore la tutela dei diritti delle donne e dei fanciulli, che spesso erano i lavoratori più sfruttati, l'enciclica propone anche di riservare alle donne mansioni a loro consone, anche dal punto di vista morale e del loro ruolo nell'educazione della prole, spesso numerosa. Quindi, ancora una volta, anticipando i tempi, perché allora non c'erano ancora leggi che tutelavano la maternità. Per esempio, scrive il Papa, un lavoro proporzionato all'uomo alto e robusto non è ragionevole che si imponga a una donna o a un fanciullo. Certe specie di lavoro non si addicono alle donne, fatte da natura per i lavori domestici, i quali grandemente proteggono l'onestà del sesso debole e hanno naturale corrispondenza con l'educazione dei figli e il benessere della casa. Ecco, questa è la visione, un po' tradizionale se vogliamo, no? del lavoro femminile. Però con l'attenzione soprattutto di tutelare le donne e valorizzarle. Qui ovviamente certamente ci sarebbero delle critiche da fare. È indubbio questo, no? Nel senso che questo poi però portato all'estremo potrebbe giustificare una chiusura al lavoro femminile che non è assolutamente concepibile per noi.
Sempre nel paragrafo 33. Questione difficile e pericolosa, difficile perché è ardua cosa assegnare nelle relazioni tra proprietari e proletari, tra capitale e lavoro, i precisi confini. Pericolosa perché uomini turbolenti ed astuti s'argomentano ovunque di falsare i giudizi e volgere la questione stessa a sommovimento dei popoli. Ecco, dicevamo, qui parla invece di quelle che sono le lotte tra proprietari e proletari, la lotta di classe, quindi tra chi detiene il capitale e chi ha solo la forza lavoro, no? È pericolosa questa questione, dice il Papa, perché certe volte si forza un po', ecco, la situazione, e fino ad arrivare alle rivolte, lui li chiama sommovimento dei popoli. Poi ancora, nelle pagine successive dell'enciclica, il necessario al mantenimento e al perfezionamento dell'umana vita, la terra ce lo somministra a questa condizione, che l'uomo la coltivi e le sia largo di provvide cure. Ecco qui il discorso della valorizzazione del lavoro, per esempio proprio in questi ultimi anni e decenni molto stiamo ritornando anche a valorizzare il rapporto con la natura e quindi ad esempio il lavoro dei campi e il rispetto della natura, coltivare la natura, ma provvide cure, con cura appunto di essa. La concordia fa la bellezza e l'ordine delle cose, mentre un perpetuo conflitto non può dare che confusione e barbarie. Quindi, dice il Papa, è importante che ci sia questa concordia, concordia fra, dicevamo prima, i datori di lavoro e gli operai, per esempio. Questo rende tutto più bello, ordinato, mentre il conflitto crea solamente confusione e barbarie. Abbiamo scelto alcuni dipinti famosi, anche proprio ottocenteschi, tra virgolette, per sottolineare i passaggi della Rerum Novarum, e questo è il famosissimo Angelus di Jean-François Millet. Abbiamo fatto anche un incontro su questo pittore francese. Che tu abbia in copia ricchezze e altri beni terreni, o che ne sii privo, ciò all'eterna felicità non importa nulla, ma il buono o cattivo uso di quei beni, questo è quello che sommamente importa. Non importa quanti beni hai, per esempio, avere tanti beni, godere di un agio, non porta automaticamente alla felicità, anzi. L'importante invece è come tu usi, che tu possa usare bene, il buon uso, non il cattivo uso dei beni che ti sono stati dati o che tu hai trovato, che ti sono stati ereditati. Ebbene, questa cosa è qualcosa che importa molto molto di più che averne che la quantità dei beni, no? Importa più la cura dei beni che non la quantità dei beni. E poi ancora, come abbiamo già detto prima, naturale diritto dell'uomo è la proprietà privata dei beni, e l'esercitare questo diritto è, specialmente nella vita sociale, non soltanto lecito, ma assolutamente necessario. I diritti vanno debitamente protetti in chiunque ne abbia, e il pubblico potere deve assicurare a ciascuno il suo, con impedirne o punirne le violazioni. Ecco, i principi della Rerum Novarum hanno ispirato anche i politici cattolici che poi, tra il 46 e il 47, hanno contribuito all'elaborazione della Costituzione italiana, e quindi per esempio proprio il diritto alla proprietà è tutelato dallo Stato, dalle leggi pubbliche, dall'ordine pubblico, e bisogna impedire le violazioni. Poi, non è giusto né umano esigere dall'uomo tanto lavoro da farne inebetire la mente per troppa fatica o da fiaccarne il corpo. Quindi lavorare sì, è importante, è il nostro contributo alla società, all'umanità, alla nostra famiglia, che comunque è un pezzo di umanità,
Però, attenzione, non è giusto lavorare o far lavorare fino al punto da inebetire la mente o fiaccare il corpo. Il determinare la quantità del riposo dipende dalla qualità del lavoro, dalle circostanze di tempo e di luogo e dalla stessa complessione e sanità degli operai. Quindi, i fattori in gioco sono tanti. Dipende anche dal lavoro, se il lavoro più pesante, usurante oppure meno. Dipende anche dalla persona se è in grado di. Abbiamo già detto prima che, per esempio, non è giusto dare dei lavori pesanti ai bambini oppure alle donne. Ecco, abbiamo già detto prima. Quanto ai fanciulli, si badi a non ammetterli nelle officine prima che l'età ne abbia sufficientemente sviluppate le forze fisiche, intellettuali e morali. Sono gli anni questi anche in cui cominciano ad esserci delle leggi che prevedono un obbligo scolastico per un certo numero di anni. Le forze che nella puerizia sbocciano simili all'erba in fiore, un movimento precoce le sciupa. Quindi, stanno crescendo questi bambini, non è il caso di farli lavorare per sciupare queste forze che stanno sbocciando. E allora si rende impossibile la stessa educazione dei fanciulli. Per esempio, costringendoli a lavorare, non è possibile che si dedichino anzitutto al gioco, che è naturale per i bambini, e poi, in generale, all'educazione e alla formazione. Quella è l'età adatta per l'educazione e la formazione. Altrimenti, dice il Papa, si rende impossibile la stessa educazione dei fanciulli. Così certe specie di lavoro non si addicono alle donne. Attenzione, questi sono tempi in cui comunque il lavoro minorile era diffuso in Italia. Certe specie di lavoro non si addicono alle donne, fatte da natura per i lavori domestici, quali grandemente proteggono l'onestà del sesso debole e hanno una naturale corrispondenza con l'educazione dei figli e il benessere della casa. Ecco, qui infatti ritorna, scusate, ma il paragrafo 33esimo che avevamo già letto prima. Abbiamo letto quindi alcune citazioni dalla Rerum Novarum di Leone XIII. Mi sembra che adesso abbiamo le idee più chiare e quindi possiamo concludere questo incontro dicendo in buona sostanza che attraverso questa enciclica, sintetizzando enormemente, il Papa prende una posizione intermedia fra quella socialista e quella capitalista e in un certo senso condanna soprattutto quelli che sono i vizi sia del socialismo, ad esempio la scelta della lotta di classe per poter garantire i diritti ai lavoratori, sia del capitalismo, quindi per esempio laissez-faire, quindi il fatto che secondo i capitalisti insomma lo Stato non si dovrebbe impicciare di queste questioni economiche e sociali, e secondo i capitalisti il progresso è sempre positivo, il commercio è sempre positivo, mentre insomma, come abbiamo visto, il Papa evidenzia quali sono gli aspetti negativi del progresso. Mediazione, quindi equilibrio tra le parti, che i poveri non invidino, non odino i loro padroni, ma che i padroni possano mitigare gli atteggiamenti magari di supponenza o di superiorità nei confronti dei dipendenti e assolutamente evitare lo schiavismo cui erano sottoposti gli operai. Poi, che ci sia armonia e accordo fra le varie parti sociali e classi sociali. Il ruolo fondamentale anche della Rerum Novarum è quello di aver favorito, incentivato, giustificato le associazioni sia di soli operai, quindi sindacati, sia miste di operai e padroni, quindi associazioni o partiti, vedremo, interclassisti. Infine, Leone XIII chiede ai cristiani di fare delle scelte alternative. Piuttosto che aderire a un'organizzazione contraria allo spirito cristiano, al bene pubblico, creare loro delle società,
delle associazioni, delle organizzazioni, delle corporazioni, dei sindacati. L'enciclica esprime una condanna nei confronti del socialismo, della lotta di classe, della massoneria, ma anche una condanna dei mali del capitalismo. Si intravede comunque una possibile alleanza fra la Chiesa e lo Stato per affrontare e risolvere i mali della questione sociale, per dare delle direttive importanti sia per i lavoratori sia soprattutto per i datori di lavoro.